Un conto corrente in Lituania adibito al trading di Bitcoin è stato congelato per un importo di 3 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di Pescara in una operazione coordinata dalla Procura della Repubblica Pescarese e con la collaborazione di organi collaterali esteri per il tramite di Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea. Un conto corrente che era diventato una sorta di lavanderia di rendite illegali dove sono confluiti milioni di euro che sono profitti illeciti di una imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato dal 2015 al 2020, una truffa transnazionale sul mercato europeo con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti per la compravendita di auto di grossa cilindrata stimato attorno ai 53,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Pescara si era già concentrata sul sodalizio criminale responsabile che era stato indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Il Tribunale del Riesame di Pescara ha rigettato tutti i ricorsi presentati, confermando il sequestro di ville, auto di lusso, orologi preziosi, dipinti, carte di credito e disponibilità finanziarie con un bottino accumulato di 6 milioni di euro, la metà dei quali, dalle risultanze delle indagini delle Fiamme Gialle, finita nel conto corrente lituano finalizzato al trading di Bitcoin. Il mondo delle criptovalute è sempre più utilizzato per il cosiddetto wash trading, accanto agli strumenti tradizionali del riciclaggio, poiché il denaro virtuale garantisce anonimato come il contante e immediatezza e ribasso dei costi di transazione come la moneta digitale. Soprattutto, la sua circolazione sul web non avviene tramite l'intermediazione di un ente centrale, quale una banca governativa. Uno scenario che potrebbe mutare il prossimo 18 maggio, da quando sarà disponibile il registro degli operatori in criptovalute presso l'organismo degli agenti e mediatori.